Guardate, prima di tutto vogliamo vedere l'amicizia fatta da Dio. In questo caso, in questa storia che abbiamo letto, il Signore apparve ad Abramo, all'amico Abramo, lo va a trovare. Perché? Perché vuole comunione con Abramo, perché vuole fare qualcosa per Abramo, vuole benedire Abramo, vuole fare non solo qualche cosa per Abramo, per Sara, ma gli vuole raccontare ogni cosa ad Abramo. Infatti dirà il verso 17 che non abbiamo letto: il Signore disse, dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Vedete che bella amicizia che c'è, sincera, reale, vera, del nostro Dio nei confronti di Abramo. Il Signore ha dimostrato questa amicizia con tutti noi. L'ha dimostrato 2000 anni fa. Anche Lui 2000 anni fa è venuto in Cristo Gesù per salvare la nostra vita, per dare questo rapporto di amicizia fra noi e di Dio Padre. Eravamo nemici, come abbiamo già ascoltato, ma grazie a Dio, perché ha preso la nostra mano e ci ha fatto fare pace con Dio. Alleluia! E questo è avvenuto attraverso Cristo Gesù. Gesù ha fatto tutto questo per noi e ci ha dato la vita eterna. Che bella amicizia! Non siamo stati noi ad andare a Dio, ma è stato Lui che è venuto da noi, un po' come ha fatto qui in questo caso Dio verso Abramo. È Dio che si muove, è Dio che va a trovare Abramo. E dice qui, apparve mentre stava lì seduto nell'ora più calda del giorno, nel momento più particolare. Ecco che arriva la visita del Signore, gloria a Dio, perché tante volte anche noi abbiamo affrontato l'ora più calda della nostra vita, il problema, la difficoltà, le tribolazioni. È stato detto dal fratello, ma è la verità, abbiamo parlato anche stamattina, tutti noi avremo delle tempeste. Il Signore ci ha detto, fatevi animo, nel mondo avrete anche tribolazioni, contro le tempeste, le tribolazioni, le difficoltà, ma gloria a Dio, perché il Signore viene a noi anche nell'ora più calda della nostra vita, nel momento più difficile della nostra vita. La visita del Signore viene a visitare la nostra vita, i nostri cuori. E il Signore comincia a fare qualcosa per Abramo. Non solo questo, ma Dio è apparso a noi per cercarci, per salvarci. Che bella amicizia! Non siamo stati noi a cercare Dio, è stato Dio a cercare ciascuno di noi. E ci ha cercati, ci ha salvati. Lui è apparso al nostro cammino, ci ha chiamato per nome, ci ha dato una meta, come è successo anche con Saulo da Tarso. Dio gli è apparso, lo ha fermato, lo ha chiamato e lo ha cambiato. Gloria a Dio! Questa è l'amicizia di Dio verso ciascuno di noi. E io credo che ancora in questa sera il Signore vuole fare qualcosa nella tua vita. Ecco l'amico che sta bussando al tuo cuore, alla tua vita, perché vuole entrare nella tua vita, vuole entrare nella tua casa, vuole entrare nella tua famiglia, perché vuole fare qualcosa di grande nella tua vita. È Lui che ti ha mandato l'amicizia e ti manda l'amicizia proprio in questa sera. Gloria al nome del Signore. Infatti in Apocalisse c'è scritto, io sto alla porta e piglio, busso. Se uno ascolta la mia voce, io voglio essere amico tuo. Se uno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Vedete che bella amicizia, è un'amicizia di comunione. E noi vogliamo avere questa comunione con il Signore. Amen.